La vigilia di Natale al Picco di La Spezia non sarà certo noiosa e le emozioni e i gol sono il minimo comun denominatore tra i bianconeri liguri e i rossoneri abruzzesi. Finirà con un pirotecnico 3-3 con un Lanciano caparbio ma soprattutto mentalizzato a giocare a viso aperto e ad essere efficace contro chiunque. Novità di formazione in casa Virtus, ecco Conti e Grossi titolari, mentre in panchina si accomodano Antonio Aquilanti e il veterano Gaetano Vastola. Palle inattive ancora una volta, per l'ennesima volta, croce e delizia dei frentani, ma anche una fase difensiva non certo impeccabile, sono il fil rouge del primo tempo rossonero. Primo tempo certamente vivace e vivacizzato anche dai 22 in campo. Al primo tiro dalla bandierina della sfida del Picco, i padroni di casa passano in vantaggio. È il minuto 13 e Giannetti supera Nicolas, ma l'indecisione di Ferrario e Bacinovic è evidente. Per l'ottava volta dall'inizio del torneo, il Lanciano incassa una rete dagli sviluppi di un corner e per la quinta gara consecutiva i frentani subiscono una rete da palla inattiva. Il Lanciano non ci sta e assedia lo Spezia nella propria retroguardia e lo fa con una certa pressione e costanza. Pressione e costanza però che vengono vanificate da Catellani che raddoppia e spiana la strada alla squadra di Belizza, ma il Lanciano trova la forza per reagire e in pochi minuti rimettere le cose a posto. A dimezzare lo svantaggio ci prova Paolo Grossi, è questa l'azione del 2-1 e che bel gol quello di Paolo Grossi. Al 36esimo sempre Grossi innesca il pari, palla calciata in porta dal limite dell'area. Brezovec allontana ma la sfera arriva sul sinistro di Piccolo che da fuori area lascia partire un tiro tanto bello quanto efficace che ristabilisce le parità della contesa. Ancora Lanciano che ritrova pieno entusiasmo e soprattutto si rimette sui binari giusti della sfida contro i bianconeri liguri. Sale la pressione frentana al 38esimo e Carlo Mammarella dalla sua zona di campo preferita a tentare di sorprendere Chicchi Zola, ma la palla si spegne fuori dallo specchio della porta. Lanciano più intraprendente anche se le azioni rossonere sembrano più affidate alle intuizioni dei singoli che alla coralità della squadra, ma la maggior pressione è ben presto vanificata perché al minuto 43 lo Spezia si riporta ancora in vantaggio con Catellani che deve solo comodamente spingere in rete un assist d'oro. Nulla però di compromesso per il Lanciano nei secondi 45 minuti della contesa. D'Aversa sa che deve dare più dinamicità a centrocampo e infatti butta nella mischia il sempreverde Gaetano Vastola che non si fermerà un istante e darà certamente la svolta alla gara. Il Lanciano infatti trova il pari con Piccolo indemoniato contro lo Spezia che offre un pallone da spingere in rete da Monachello che lo fa alla perfezione. È il minuto 62 e il Lanciano ci crede ancora. La pressione frentana si fa costante con una serie di azioni che puntano a sfruttare soprattutto la velocità di Davide Leonardo Gatto. Ci provano diverse pedine virtussine a superare Chicchi Zola, mentre l'unico assolo di rilievo spezzino nella ripresa sarà quello affidato ad Ebagua, ma il finale non si schioderà dal 3-3. Buon Lanciano dunque che subisce e che ha la forza e la determinazione per ristabilire sempre gli equilibri e soprattutto fare la gara nella seconda parte della contesa. La classifica si fa veramente interessante, ma domenica al Biondi arriva il Bologna. Una sfida dal sapore piuttosto particolare, con i frentani che in casa fino a questo momento del torneo hanno concesso l'intera posta in palio solo al Frosinone. Dunque, Bologna avvisato.